Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo una gustosissima polenta pasticciata con i funghi porcini. Un modo gustoso di mangiare la polenta. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 250 g di polenta già pronta, che ho steso finemente, pronta per essere tagliata. 200 g di salsiccia fresca. 45 g di funghi porcini secchi che ho lasciato in ammollo da una mezz'oretta circa in acqua tiepida. 40 g di burro. 40 g di formaggio grattugiato. 200 g di carne macinata. Metà maiale, metà vitellone. Ci servirà anche 500 g di passata di pomodoro. Mezza cipolla bianca, sale e pepe. Mettiamoci subito a cucinare perché solo l'idea mi è già venuta una fame. In questa casseruola ho aggiunto metà del burro, detto negli ingredienti, con un goccio di olio per non far bruciare il burro. Si è già sciolto tutto, andiamo ad aggiungere per prima cosa la cipolla e lasciamola dorare qualche minuto. La cipolla si è rosolata ben bene e ora di aggiungere prima di tutto la salsiccia senza il budello. Rompetela pure in pezzi grossolani. I due tipi di carne trita insieme. Diamo una bella mescolata, facciamo cuocere per 5-6 minuti a fiamma viva, girando spesso e regoliamo anche di sale e pepe. Regoliamo di sale e pepe prima di aggiungere i funghi. Diamo un'ultima mescolata. Ora andiamo ad aggiungere i funghi ben strizzati. Non buttiamo via l'acqua, mi raccomando, che ci servirà dopo. La passata di pomodoro. Diamo una bella mescolata. Ora con un colino, io utilizzerò questo, andiamo a filtrare una parte dell'acqua. All'interno del sugo. Copriamo con un coperchio, abbassiamo il gas al minimo e lasciamo cuocere per una quarantina di minuti, un'oretta circa. Ci vediamo dopo e andremo a comporre il nostro pasticcio. Eccoci qui, il nostro sugo ha cotto per un'oretta. Ho regolato di sale e pepe, alla fine il mio era leggermente dolce, ho aggiunto un pochettino più di sale. Ho imburrato una teglia da forno, ben bene sul fondo e tutti i lati, e ora andiamo a comporre il nostro pasticcio di polenta. Io metto anche un filo di sugo, pochissimo, sul fondo perché voglio che la mia polenta si impregni benissimo di tutti i sapori. Andiamo ad aggiungere i primi due pezzettini. Condiamo la polenta con abbondante sugo invece questa volta. Non lesinate, mi raccomando. Aggiungete un'abbondante grattata di parmigiano e componiamo l'ultimo strato. Andiamo ad aggiungere il sugo. In queste giornate invernali poi un piatto così sostanzioso che fa da piatto unico, assolutissimamente, ti viene proprio voglia di mangiarlo. Aggiungiamo il formaggio, il burro rimasto, prendete dei fiocchetti e metteteli tutto attorno. Questa va in forno preriscaldato a 180 gradi per una mezz'oretta circa. Ci vediamo dopo per il risultato finale e nel frattempo io vado a apparecchiare la tavola.
Eccoci qui, il nostro pasticcio di polenta con funghi è pronto per essere gustato. Ha cotto a 180 gradi per una mezz'oretta, 35 minuti. Noi siamo pronti per andare a tavola. Lasciatelo intiepidire anche voi una decina di minuti prima di servirlo. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, non perdetevi tutte le altre ricette presenti sul canale. Ci sono tantissime altre ricette buonissime che vi aspettano. Ci trovate su Cucina con Agnese e sul sito di cucinaconagnese.it trovate la lista degli ingredienti e il procedimento se volete replicarlo anche voi. Ci vediamo domenica prossima! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.